Ciao, sono Zane di Turbolab.it. Oggi sono qui con la tastiera Recazer HS760, che sembra il nome di un aereo, in realtà è una tastiera gaming RGB, quindi con tutti i LED che la rendono coloratissima, indirizzata in particolare ai videogiocatori. Che cos'è di diverso questa tastiera da tutte le altre? Che nonostante sia una tastiera a membrana, quindi di tipo tradizionale, simula il comportamento delle tastiere meccaniche di fascia più alta. Se l'argomento ti interessa e vuoi dare un'occhiata a questa tastiera, seguimi. Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Bene, iniziamo chiarendo che la maggior parte delle tastiere in commercio sono di tipo a membrana. Costano poco da produrre e è per questo che sulla maggior parte delle scrivanie, in particolare degli uffici, troviamo proprio questa categoria di modelli. Esiste però un'altra classe di tastiere, generalmente considerata di qualità molto superiore, di tipo meccanico, nella quale sotto ogni tasto c'è un attuatore, ovvero un piccolo martelletto, che registra esattamente i tasti che andiamo a premere. La grande differenza fra questi due tipi di tastiere è che appunto le tastiere meccaniche sono di più alta qualità e sono quindi rivolte generalmente al mercato di coloro che immettono tantissimo testo, oppure ai videogiocatori più esigenti che hanno bisogno di una tastiera che registri i tasti in modo rapido, preciso e con la minima possibilità di errore e di registrare delle pressioni spurie o involontarie. La Recazer che abbiamo sott'occhio oggi appunto è tastiera membrana, quindi di qualità un pochino più bassa rispetto alle meccaniche, però contrariamente alle meccaniche che hanno prezzi generalmente che si attestano attorno ai 100 euro o più, la tastiera di oggi si posiziona in un mercato molto molto meno esigente perché si parla di appena 28 euro. Che questa sia una tastiera indirizzata al pubblico di gamers non c'è dubbio, proprio perché l'aspetto RGB è classico proprio per e ha lo stile un po' tamarro. Se vogliamo, che caratterizza tutto quello che ha il nome gaming. Ci sono i LED RGB. Siamo davanti a una tastiera classica a 104 tasti, quindi ha tutti i tasti classici che interessano a noi che immettiamo molto testo. Quindi c'è il tasto inizio, il tasto fine, il canch, i tasti F1, F12 sono in prima funzione ed è dotata anche di tastierino numerico. Come pressoché la totalità delle tastiere meccaniche che questa tastiera emula, la Recazer utilizza il cavetto USB, quindi non è una tastiera wireless. L'unica differenza rispetto ad una tastiera standard che ho notato è il fatto che è stato rimosso il tasto Win di destra e il tasto Applicazione, quindi quello che richiama il menu contestuale. Al suo posto sono stati inseriti due tasti che regolano il funzionamento del LED RGB. Oltre alle luci red, green, blu sotto troviamo anche l'illuminazione dei LED di stato in alto, quindi sono i classici NUM, CAP e block dello scorrimento. Sono previste quattro diverse modalità di attivazione del LED RGB, in particolare c'è la luce continua, l'illuminazione a scorrimento da sinistra verso destra, lo spegnimento a scorrimento da sinistra verso destra e lo spegnimento totale dell'illuminazione. In particolare durante la mia prova io ho provato tutte queste modalità, però francamente avere qualcosa che mi si muoveva continuamente sotto gli occhi mi rendeva impossibile concentrarmi, mi dava un fastidio terribile e non riuscivo a scrivere. Mentre invece l'illuminazione fissa non mi ha creato nessun problema, anzi era gradevole proprio perché le serigrafie sui tasti sono traforate, quindi di fatto l'illuminazione attraversa anche i tasti e rende possibile individuarli rapidamente anche al buio. Per chi fosse infastidito da un'illuminazione troppo decisa alla potenza massima, ma come di default può comunque utilizzare il tasto Fn in abbinata alle frecce direzionali e quindi attenuare l'illuminazione che attraversa i tasti e renderla più adatta magari all'utilizzo in una stanza molto buia. C'è anche la regolazione della velocità dell'oscillazione nelle modalità a scorrimento, però francamente da quello che almeno io ho capito è talmente sottile che non ho potuto apprezzarla. Il tasto Fn funziona anche in abbinata ai tasti F1 e F12 e attiva le classiche funzionalità multimediali. Per me le più interessanti sono quelle legate ad esempio all'uso di Fn con F12 che zittisce, oppure Fn ed F10 oppure F11 per alzare o abbassare il volume. Tutti i tasti sono serigrafati, quindi è piuttosto semplice, anche dal punto di vista visivo, senza ricordarsi ogni volta che cosa fa ogni tasto, capire qual è la funzione che viene attivata dalle varie combinazioni. La tastiera è resistente all'acqua e quindi in particolare è resistente alla classica e pericolosissima tazza di caffè rovesciata sui tasti.
anche perché ci sono delle vie di fuga per i liquidi che dovrebbero uscire dal fondo. Non ho provato, però sostanzialmente questo è quello che promette il produttore. È una bella caratteristica, se non altro perché dovrebbe semplificare anche le operazioni di lavaggio e di pulizia. Veniamo alla mia esperienza d'uso. Questa tastiera cerca di simulare il comportamento di una tastiera meccanica ad un prezzo molto più basso, centra l'obiettivo. Vediamolo nella mia prova pratica. Bene, per cercare di trasmettervi il feel delle varie tastiere ho messo a confronto un po' di computer in questa zona. Partiamo con un MacBook Pro 2019, quindi tastiera a corsa cortissima, in confronto con la mia tastiera classica abituale Microsoft, la tastiera di un ThinkPad e ovviamente la nostra Rekaz. Bene, partiamo proprio dal MacBook Pro. Questa è la tastiera corta cortissima, provate a sentire come si sente. Questo invece è l'audio della mia tastiera Microsoft abituale, quella che uso per scrivere. Bene, questa è la tastiera del mio ThinkPad, generalmente riconosciuto come la miglior tastiera in ambito notebook. Bene, infine veniamo alla nostra bellissima Rekaz, vediamo come si sente. Chiaramente, come avete sentito, la rumorosità di questa tastiera è la massima, proprio perché cerca di emulare il feel di una tastiera meccanica. Bene, quali sono le mie considerazioni a valle della prova che ho appena fatto? In linea di massima, credo che questa tastiera per 30 euro riproponga in maniera abbastanza fedele il comportamento e il feel classico di una tastiera meccanica, pur senza costringerci ad un investimento che potrebbe essere importante per una tastiera meccanica. Ho ben inteso, ragazzi, io non sono un espertissimo di tastiere meccaniche, anche perché ne ho provate un paio, le ho acquistate, le ho fatte venire qui nel mio studiolo, le ho usate per un po', però francamente non ho riconosciuto un valore a queste tastiere abbastanza da giustificare il prezzo, quindi le ho restituite e sono tornato ad una buona tastiera di tipo a membrana tradizionale, che per quanto mi riguarda è più che sufficiente. Ho provato un po' questa Rekaz nei giorni scorsi, anche per scrivere degli articoli per turbolab.it, per fare tutte le mie cose. La mia sensazione è stata gradevole, la tastiera funziona bene, risponde anche sempre molto velocemente alla battitura dei tasti. In particolare, il vantaggio in risposta rispetto alla mia tastiera Bluetooth abituale è sicuramente sensibile. Credo che dipenda più dal fatto che c'è il collegamento USB fisico più che da chissà quale innovazione o tecnologia o caratteristica avanzata, però sicuramente la differenza è notevole e questo potrebbe essere importante soprattutto per chi fa gaming spinto. L'unica cosa che personalmente non mi è proprio piaciuta è che questa tastiera ha una rumorosità veramente elevata, come la maggior parte delle tastiere meccaniche, quindi quando battiamo i tasti, come avete sentito anche nella prova, si sente sicuramente che abbiamo fatto la battuta. Questo può essere un plus, perché magari ci aiuta a capire che la tastiera ha concretamente registrato la nostra battitura, quindi magari mentre facciamo molto testo, magari in modo rapido, questo può essere un aspetto positivo, però per quanto mi riguarda francamente cerco di tenere la stanza sempre abbastanza silenziosa e questo continuo tic tac mi dà un certo fastidio. Se la cosa non vi disturba, però, per 30 euro questa sicuramente è una buona tastiera. Potete trovare questa Rekaz H760 su GearBest, trovate il link qua sotto la descrizione del video. Bene, da Zana di Turbolab.it è tutto. Come al solito, se questo video ti è piaciuto ti chiedo di cliccare sul pollicione mi piace che trovi qua sotto, per me è sempre estremamente importante, quindi al solito ti ringrazio moltissimo se troverai il tempo di farlo. Per ogni commento fammi sapere che cosa ne pensi, se l'hai comprata lasciami le tue opinioni o anche le tue impressioni preacquisto nei commenti qua sotto, mentre invece per essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video non dimenticare di cliccare sul grande pulsante iscriviti che trovi qua sotto e sulla piccola campanella di fianco. Al prossimo video, ciao!